Siamo notati Gesù e Maria. Oggi la Chiesa celebra la solennità di nostro Signore Gesù Cristo e dell'universo. Sappiamo che questa è la domenica che chiude l'anno liturgico. Già domenica prossima sarà la prima domenica di Avvento, con l'inizio del nuovo ciclo liturgico dell'anno B, dove cominceremo a meditare per tutto l'anno sul Vangelo di San Marco, che già stiamo cominciando a conoscere attraverso gli incontri sulla Sacra Scrittura. Perché questa festa anzitutto? Che cos'è l'anno liturgico che oggi si chiude? Sapete che l'anno liturgico è un po' una sintesi di quella che è la storia della salvezza dall'inizio alla fine e anche un pochino quella che è la sintesi della nostra vita. L'anno liturgico comincia con la prima domenica d'Avvento e ci riporta a considerare quello che già comincia in questa domenica, l'ultima venuta di Gesù, che è quella che chiude la storia. Come è iniziata la storia dell'umanità? La storia dell'umanità è iniziata con la creazione. Creazione che è stata un'opera perfetta, è uscita splendida dalla mano di Dio, facciamo una piccola sintesi. Su quest'opera splendida da quasi subito si è innestata una rovina, operata da cosa? Dall'uomo. Una discesa, una degradazione. Giù, diluvio universale, inizio della storia della salvezza con Abramo. Comincia Dio a scendere per redimere l'uomo, per mettere a posto una situazione che si era alterata. Poi vedremo che significa. Scende Gesù sulla terra, figlio di Dio fatto uomo, nella pienezza dei tempi, e compie l'opera della redenzione, cioè ci dà la possibilità, se vogliamo, vedremo, di vivere una vita sistemata, diciamo così, e ci riapre le porte del cielo. Ora siamo nel tempo della Chiesa. Cosa diciamo noi dopo la consacrazione? Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, cosa? Nell'attesa della tua venuta. La storia finirà, come ci ricorda il Vangelo, come? Con il ritorno di Gesù, stavolta però nella gloria, non nell'umiltà. Stavolta non, come dire, offrendo la salvezza e dicendo mi riconosci come tuo re, come tuo Dio, sì o no, no? Alla fine, vedete che lo chiamano Signore, sia quelli alla destra, sia quelli alla sinistra, e tutti vengono adunati davanti al re, che volenti o volenti devono riconoscere come tali, buoni e cattivi, demoni e angeli, santi e peccatori, tutti. Questa è la differenza. E dopo questo ultimo atto ci sarà la separazione. Attenzione, se ne andranno questi al supplizio eterno e i giusti alla vita eterna. Beati e dannati. I beati non sapranno più neanche cosa significa sofferenza, dolore, morte, tentazione e robe di questo genere. Però i dannati non sapranno più neanche cosa significa nemmeno la speranza di stare bene e di essere felici. Questa è proprio la sintesi. Nell'anno liturgico comincia con l'Avvento e il Natale, poi abbiamo i tempi forti della Quaresima, della Pasqua, del tempo di Santi, di Pasqua, poi le domeniche, del tempo ordinario. La Chiesa ci mette davanti questa cosa che in un certo senso è una piccola rivoluzione della nostra vita. Noi siamo nati per cosa? Per un atto creativo di Dio, giusto? La nostra anima. Appena concepiti contraiamo il peccato originale, che i nostri progenitori non hanno commesso l'inizio. Poi riceviamo il battesimo, cioè facciamo parte della redenzione operata da Cristo, e poi abbiamo la vita terrena fino alla morte, in cui dobbiamo decidere noi ogni giorno da che parte stare, perché c'è il regno di Cristo, come sapete, ma sul pianeta Terra c'è anche il regno del nemico di Cristo o dell'anticristo, come pare, che non era il personaggio Gesù, ma il personaggio di San Giovanni, è chiarissimo, il principe di questo mondo. E in questa vita, così come in questa terra, noi assistiamo a questo scontro evidentissimo tra il bene e il male, tra il regno della luce e il regno delle tenebre. Credo che tutti quanti sappiamo benissimo che non stiamo qui sulla terra in paradiso. Cioè, chi dovesse pensare a questo qui dovrebbe essere ricoverato, insomma, no? Se abbiamo i giornali, i telegiornali che tutti i giorni fanno cronaca di inferno e presente sulla terra, insomma, no? E dentro questa realtà però si inserisce il regno di Cristo, come insegna la Chiesa, che si visibilizza dove qualcuno accoglie veramente il Signore,
e vive in maniera differente da come vive, come dire, il resto del mondo. Sentiremo nel bellissimo prefazio che c'è di questa messa: il regno di Cristo è un regno di giustizia, di santità, di luce, di verità, di amore e di pace, che è molto diverso da quello che si vede spesso in questo mondo. Questa è un pochino la sintesi. Ora, che cos'è in due parole il regno di Cristo? Guarda, è un'altra, tanto difficile questa risposta a questa domanda, perché se ci pensate, noi lo diciamo tutti i giorni cos'è il regno di Cristo, anzi si spera anche più volte al giorno. Provate avanti a fare più interrogato. Cosa, qual è la preghiera che Gesù ci ha insegnato? Padre nostro, no? Cosa diciamo il Padre nostro? Venga il tuo regno, la festa di oggi. E subito dopo il tuo regno, che cosa aggiungiamo? Qual è la quintessenza del regno di Dio? Sia fatta la tua volontà, la sua. Ecco, e subito dovessi dire, e qual è la legge del regno non di Dio, ma del nemico di Dio? Qual è? Secondo voi la legge del regno del nemico di Dio è venga tutto che Dio non voglia, venga il regno di quello e sia fatta la volontà di quello, o c'è un'altra cosa? Guardate che basterebbe dire sia fatta la mia volontà. Non serve fare la volontà del diavolo, non è che bisogna essere così, basta fare la nostra. Io rimasi sconvolto tanti anni fa, quando studiavo, perché tra le tante cose che si studiano anche le cose un po' meno edificanti, no? Voi sapete che, l'ho detto in tantissime catechesi, il fondatore di quei folli fuori di testa, malati da ricovero, che purtroppo esistono però, che sono i satanisti, il fondatore di questi si chiama Aleister Crowley, era un matto vissuto in Inghilterra in cavallo tra il 1800 e il 1900, veramente fuori di testa. Sapete qual era il motto di questo? Fai quello che vuoi. La legge del regno di Satana è fa come ti pare, ma non è tanto difficile arrivarci, perché se noi andiamo a vedere che è successo all'inizio della storia dell'umanità, qual è stato il peccato originale? Gli uomini veramente potevano fare quello che gli pareva, Dio gli aveva dato soltanto un vincolo, osservando il quale avrebbero mantenuto la loro volontà legata a quella di Dio e basta. Cosa hanno fatto esattamente? L'unica cosa che non dovevano fare. Sotto quale spinta? Attenzione, guarda che se fai quello tu diventi come Dio, diventi autonomo. Il bene e il male lo decidi tu, sarai Dio di te stesso. E cosa vuol dire essere Dio di te stessi? Che io faccio quello che mi pare, quando mi pare e come mi pare. Allora, dentro questo orizzonte, voi capite che molte volte non è tanto difficile uscire dai confini del regno di Cristo, e non è tanto difficile purtroppo entrare nei confini del regno di qualcun altro. Capite? Perché basta che la nostra volontà sia testarda, ostinata o comunque non aperta ad accogliere quello che il Signore vuole da noi a vari punti di vista, che subito siamo dall'altra parte, capite? Gesù nel Vangelo sintetizza questa cosa dicendo, guardate, chi non è con me, cosa vuol dire essere con me? Cosa è venuto a fare Gesù Cristo sulla terra? Cosa dice nel Vangelo di San Giovanni? Io non sono venuto in questo mondo per fare la mia volontà, dice anche lui, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Quindi chi è che è con Gesù? Che fa la volontà di Dio. Quindi se tu non fai la volontà di Dio, non stai con Gesù, dici magari io il diavolo non voglio nemmeno scritto al muro e non ci voglio neanche pensare, anzi che non lo vede meglio sto, non calma. Se tu non fai la volontà di Dio, anche se non ci vuoi pensare, anche se non ti piace, anche se pensi di no, tu stai dalla parte del nemico di Dio. Chiaramente la volontà di Dio si esplica a vari livelli. Se io dovessi chiedervi qual è il primo livello di esplicazione della volontà di Dio, questo è valido per tutti, ce n'abbiamo anche uno nel Vangelo. Quello nel Vangelo vale per quelli che addirittura non sapevano neanche che esistesse Gesù, perché avete visto che i protagonisti di questo dialogo è gente che non sapeva neanche che fosse. Tu affamato, assetato, ma quando mai? Ma chi ti conosce? E Gesù dice, attenzione, io mi identifico con gli ultimi degli ultimi, quindi quando lo fate a qualcuno di questi piccoli l'avete fatto a me, ma cosa sapevano che esistesse Gesù? Capite? Ecco. Qual è il livello su cui ogni uomo sarà giudicato da Dio? Ogni uomo, compresi, che ne so, gli atei, compresi i non credenti. Sapete qual è il primo livello in assoluto? Lo insegna la Chiesa. È quella legge interiore che
tu senti e che parla attraverso la voce della tua coscienza. Immaginate una persona che non è nata in Italia, non è nata in un paese cattolico, è nata magari in un paese completamente lontano, dove mai nessuno ti ha parlato di Gesù, del Vangelo, no? Come fa questo da paradiso? È già dannato all'inferno, secondo voi? Sarebbe giusto una cosa di questo genere? Scusate, questo muore, vado davanti al Signore, scusa un attimo, ma che colpa c'ho io se sono nato tra i pigmei della foresta sperduta dell'Australia? Se l'anima mia è rifatta nascere in questo corpo qua, ma che ci posso fare io? Capite? E al pigmeo dell'Australia, che cosa gli chiede il nostro Signore quando va dall'altra parte? Che cosa? Perché qualcosa gliela chiede pure a lui. Allora gli chiede: senti, caro pigmeo, hai sentito la mia voce? Quando c'avevi il coltello in mano e volevi piantarlo dentro il cuore del tuo simile, ho detto: ti pare una cosa fatta bene, mi piacerebbe che ti piantassero un coltello nel cuore, non lo fare. Ecco, se non l'ha fatto, ha obbedito a Dio. Se l'ha fatto, la tua volontà sua. Capite? Ogni uomo, e questo noi dobbiamo sempre pensarci, per questo vale anche per noi. Guardate, io ho portato a parlare con tantissime persone, perché molte volte molti fedeli dicono: si avvicina al Signore, che succede? Quando uno c'è una grande conversione e investito dalla luce di Dio, comincia a rivedere bene, ha una sorta di giudizio particolare e si accorge che ha fatto magari tante cose sbagliate negli occhi di Dio, che però al momento che le ha fatte non era pienamente cosciente, non ci pensava, e quindi confessione eccetera eccetera. Questa è una grandissima grazia, però state attenti. Quando poi queste persone si calmano un pochino, quindi passano dal momento, diciamo così, ecco, si tranquillizzano e ripensano, dicono: sì, è vero che io non lo sapevo, cioè non lo sapevo che questa cosa proprio era peccato, l'avevo capito bene, tante, però dentro di me qualcosa non andava, mi diceva che non si doveva fare, perché la coscienza ci avverte. Ecco, bravo. Questo significa che anche se tu non sei andato a catechismo, non avevi sentito tante prediche, non ti ha fatto la spiegazione, allora, il sesto comandamento è peccato con questo, Dio dentro di te ti suonava il campanellino. Hai visto che è il campanellino che si suona quando arriva Gesù sull'altare, no? Il campanellino suona per farci ricordare che è arrivato Gesù sull'altare, così come la campana suona per ricordarci che c'è la messa, no? Noi abbiamo il campanellino dentro il cuore, dove tanto il Signore suona, attenzione, ecco, basta quel campanellino per inguagliare la nostra coscienza. Questo è un livello su cui ogni essere umano sarà giudicato da Dio. Poi c'è la legge romana, che è stata espressa nei 10 comandamenti. Dai, i 10 comandamenti, dice Santa Teresa d'Avila, per andare in paradiso bisogna osservarli, e non pensare che Dio è buono, che tanto poi alla fine dice: ah, beh, abbiamo scherzato, adesso il padrone non è osservato, viene a casa mia che bene lo stesso. Questa è una nostra pia illusione, ma non funziona così. Allora, i 10 comandamenti, noi dobbiamo provare un attimo a pensare, ricordate a memoria i 10 comandamenti, punto interrogativo, in ordine, come fanno a catechismo? A catechismo i ragazzi fanno, ma li do in ordine oppure dico come capita, cominciamo da non desiderare la roba ad altri e finiamo con non commettere atti impuri. No, c'è un motivo, perché il numero 1 è il numero 1, il numero 2 è il numero 2, dal 2 al 10, cioè quest'ordine non è un ordine fatto a capocchia, perché vanno per ordine di importanza, infatti i primi 3 li parlano Dio. Conosci i 10 comandamenti, sei capace di dire, senti un po', primo comandamento, non avrei altro Dio lì fuori di me, mi sai dire come si pecca mortalmente contro questo primo comandamento? Quali sono i peccati gravi contro questo primo comandamento? Perché se c'è un comandamento ci saranno dei peccati che si fanno contro il primo comandamento o no? Cioè, per avere un altro Dio fuori di me devo diventare, che ne so, devo convertirmi a diventare islamico, cioè cambiare religione, solo questo è il peccato contro il primo comandamento, ce ne sono molti altri. Capite? Quando noi non mettiamo Dio al primo posto, quando vediamo conto di tutto, eccetera, eccetera. Poi sta nelle obbedienze di Stato. Io dico sempre agli sposi, e il vescovo dice a noi preti, quando siamo morti, dopo i 10 comandamenti, tu che hai detto il giorno che ti sei sposato? E io dico sempre agli sposi, ah, ma mio marito non lo sopporto più, non lo sopporto più, prometto di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita, non sopportarti, prometto di amarti e onorarti altro che sopportarti, io prendo te e con la grazia di Cristo prometto di essere fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella parte di tutti noi non sopporto più, faccio la separazione, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita, non sopportarti. Sopportarti è troppo poco, amarti, onorarti.
E poi ci sono tutte quante le cose che il Signore vuole da noi, però la predica deve terminare, non possiamo fare una lezione di catechismo in questa sede. Allora, capite, cos'è il regno di Cristo? Gesù viene, gli offre la sua salvezza e gli dice: la vita tu la troverai se fai la volontà di mio Padre. Cos'è il regno di Satana? Lascia perdere tutte queste cose, liberati di tutto, pensa con la testa tua e fa come ti pare. Finito. Allora, attenzione, perché tutti quanti viviamo nell'illusione più o meno nascosta, saremo perfettamente contenti quando potremo fare veramente tutto quello che ci pare, d'accordo? Quello che ci passa per la testa, questo non è così, capite? Il nostro Signore Gesù Cristo, prima che apparire come re di gloria, appare come re da lì. Non c'è una corona di oro e tempestata di diamanti, c'è una corona di spine. E cosa è? Perché è andato in croce Gesù? Fatto uomo, divenne obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Lui è andato lì per obbedire al Padre che gli aveva detto: voglio morto, morto crocifisso, perché non c'è altro modo per salvare i miei figli, esseri umani, dalla perdizione eterna. E lui ha detto amen, ok? E ci ha spianato la via. Chi gli assomiglia nell'obbedienza, tutti certamente avremo una missione così austera, quella di Gesù, speriamo di no, gli assomiglieranno alla condivisione della gloria. Chi invece si discosta da quello, pensiamo sempre all'immagine del buon ladrone e del cattivo ladrone, che sono proprio l'immagine di chi in qualche modo si rassegna alla volontà di Dio anche quando è impegnativa, e chi invece si ribella come il cattivo ladrone, non gli assomiglierà nella gloria. Il Vangelo su questo è tassativo, è impressionante sentire dalle parole di Gesù: via lontano da me, maledetti nel fuoco eterno, preparati per il diavolo e i suoi angeli. A me fa sempre un po' raggelare la schiena, insomma, però non possiamo fare finta che Gesù non le ha dette queste cose, pure dire vabbè, vabbè, andiamo oltre. C'è anche questo, è chiaro che non dobbiamo per questo né spaventarci né avere un'immagine distorta di Gesù, perché questa parola la sentiranno solo i caproni, cioè quelli che per tutta la vita si sono ostinati a come fare questa propria, nonostante tutte le offerte di grazia, tutti i modi con cui Gesù ha cercato in calma, con il cuore, di farli ragionare. Capite? Perché all'inferno c'è soltanto chi ci vuole andare in questo senso, cioè che fino alla fine resiste alle offerte di grazia mandate dal nostro Signore. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti, lei che sempre ha fatto la divina volontà in tutto e per tutto, è l'emblema di tutto il merito a Dio, di accogliere questo regno e di gustare la bellezza e la gioia anticipata che chi obbedisce a Gesù prova fin da questa vita, in attesa di averne la pienezza della gioia e della felicità in quella che verrà. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.